Dimitri, credo che tu debba al signore i tagli abbondante che ti sta seduto sopra tutte le tue scuse. Scusi tanto. E ora, signori, vi presento l'assassino. Il conte Renelon. Dannata Rebecca Ryan. Rebecca, sei davvero incredibile. Dimitri, sai che io trovo sempre il mio uomo. No. Dimitri, sai che io trovo sempre la mia donna. No, non ci siamo. Dimitri, sai che io trovo sempre la mia persona. Dimitri, forza Rebecca, sii brillante. Voglio andare a Parigi. Dimitri, disse Rebecca, sai che io trovo sempre il mio uomo, anche se è una donna. Mi piace. L'ho finita, sai quella cosa? Quale cosa? Per il concorso Rebecca Ryan, ah. La vuoi leggere? Oh, volentieri, ma ora non ho proprio tempo, magari più tardi. Va bene, sai, c'è un gran finale a sorpresa. Bambina, l'importante è che se fai una cosa tu la faccia volentieri. Stasera torno tardi. Buona giornata. Caro, perché vuoi andare a Parigi, mamma? Ho sognato di andarci fin da quando ero bambina. È la più affascinante e romantica città del mondo. Senti, mamma, hai scritto davvero tutto un libro qui dentro. Lascialo. Buoni, ragazzi, me lo rovinate. No, non è tutto un libro, Carlo, è solo qualche pagina. Sai, è un racconto giallo che deve essere scritto nello stile dei romanzi di Rebecca Ryan. E se riesci a scrivere il più bello, vinci un viaggio per due a Parigi. Io preferisco l'Africa. Perché l'Africa? Perché ho visto in televisione che là le donne vanno in giro nude. Non fa che pensare sempre a quello. Hai allevato un bambino perverso, mamma. Ho visto anche te fare tinte davanti alle edicole. Lo so. Male di famiglia? Tagliando potete vincere un viaggio per due a Parigi. Il concorso Rebecca Ryan. Facciamo un viaggio in Francia. Faisons un voyage en France. Ci sto. Ascoltate questa registrazione e ripetete ciò che sentite. Pronti a far con noi un viaggio in Francia? Sì. Oui. Oui. No. No. Per favore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Grazie. Merci. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Molto bene, sehr gut. Dankeschön. Nietzsche dice, ciò che non mi distrugge mi fa più forte. Nietzsche sagt, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ma allora, Parigi è ancora occupata. Dimitri, disse Rebecca, sai che io trovo sempre il mio uomo, anche se è una donna. Allora, che ne dite? Bambina, l'importante è che... Che se fai una cosa tu la faccia volentieri? No, dai, scherzavo, è proprio bello. Lo dici convinto? Sì. Da poter vincere? Certo, forse. Chi è Dimitri? Dimitri è il migliore amico di Rebecca. Sono sposati? No. Perché no? Beh, Rebecca è molto impegnata, è bellissima, ha talento, parla tante lingue. E sa fare kung fu? Quelle cose le fa tutte, spezza anche i mattoni. Se spezza anche i mattoni, perché Dimitri non la sposa? Beh, prima di tutto, ogni uomo che incontra cade immediatamente ai suoi piedi. E Dimitri, ecco, lui ha altri interessi. Vuoi dire che non è un uomo? Carl, credo che sia ora di andare a letto. Ma perché quelli lì non li fanno studiare da uomini? Carl, non è l'ora per fare queste domande, hai capito? Le fa perché ha dei problemi col sesso, te l'ho detto. Buonanotte, amore mio. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Sogni d'oro. Che problemi ho io? Il principe Rupert cominciò lentamente a sbottonare la camicia di seta di Rebecca. Ciao, Gioia. Ciao, tesoro. Cosa mi racconti? Giornata buona? Beh, non ci lamentiamo. Stiamo finalmente per chiudere il bilancio Simon. Ah, davvero? È meraviglioso. Le sue mani forti, vogliose di ciò che lei ben sapeva.
tutti noi, Rebecca. Più di quanto abbia mai voluto. Non ti va? Se ti va. Oh, se ti va. Certo che mi va. Non mi sembri convinto. Come no? È soltanto che questi conti devo farli quadrare per domani mattina. Ah, capito. Forse potrei alzarmi presto e farli domani. No, fa niente. Sei sicura? No, va bene, davvero. Non è che fai complimenti? No, giuro. Senti, a me sembra il caso di farlo. Dici? Se lo dici tu. Io lo dico. Bene. Vuoi metterti sopra? Come preferisci. Per me sopra o sotto? Per me sopra o sotto? Sotto o sopra? Oddio, questo non me lo metto, eh! Oh, Cristo! Avanti! Perché non vuoi entrare? Oh, oddio! Mescolare rapidamente a fuoco basso per 30 secondi. Fare attenzione a non mescolare con troppa energia perché la salsa si rapprende rapidamente. Oh mio Dio. Ti prego, non fare così. Sta attento, scemo! Zitto tu, erotico. Aggiungere 3 uova. Fatto, ho apparecchiato. Posso andare? Tesoro, vorresti prendermi 3 uova, per favore? Senti, una settimana senza te, papà. Come farò con Carla? Scommetto chi mi porterà le donne in casa. Non fare il cretino e portami 2 uova. Ehi, mamma, guarda quanto sono bravo. Cosa? Ok, Kevin, per favore, non mi distrarre, sto facendo la... Kevin, ti sei fatto male? No. Oh, che rabbia, tutta la mia fatica. Guarda, mamma, non si è neanche rotto. Magnifico. L'ho preso, mamma! L'ho preso, mamma, guarda! Bravo. Era delizioso, tesoro. Hai superato te stessa, davvero? Una sciocchezza, una cosetta, improvvisata. Allora, qual è questa sorpresa? Qualcuno ha preso un 10 lode? Sì, papà, qualcuno sì. Sfortunatamente, però, nessuno da queste parti. Sai, ho vinto il concorso. Oh, sì. Ma è fantastico, è favoloso. No. Allora, ragazzi, qui bisogna brindare. Brindare alla mamma. Te l'hai già preparato il discorso, vero? Beh, che cosa hai vinto? Ci sarà stato un premio, no? Abbiamo vinto, caro.
Un viaggio gratuito a Parigi, spese di soggiorno comprese per due. Si parte domenica, riesci a crederci? Io ancora non ci riesco. Domenica? Domenica è questa? Sì, lo so, è vicinissimo. Ma martedì danno un grand déjeuner in un ristorante famoso, la Tour d'Argent. È in mio onore. E Kevin, hanno prenotato per noi al romantico Hotel des Artistes per una settimana. Riesci a crederci o no? Credo che tu sia un po' fra le nuvole, è comprensibile, ma secondo me questa faccenda va analizzata. Oh, Kevin, questa è un'occasione così, non ci capiterà mai più. Oh, lo so, è eccezionale come occasione. Adesso mangiamo il dolce e ne riparliamo più tardi. Voilà. Katie, sembra che tu non capisca. Non posso partire così su due piedi. Lo so, ma sarebbe un'occasione per tutti e due per stare soli insieme nella città più romantica del mondo. È solo per questo che sono stata alzata tante notti a lavorare. Io non ti sto chiedendo sei mesi, ti sto chiedendo una settimana. Katie, tu non hai chiaro quello che posso o non posso fare. Caro, noi abbiamo tanto bisogno di questa settimana. T'assicuro che questo è il momento peggiore per... No, non lo è. Tu sei sempre pieno di lavoro e lo sarai sempre, caro, perché questa è la tua condizione di vita. Senti, il problema non sono io, è non comportarti come se lo fossi. Tanto tutto si ridurrà a una targa e una pacca sulle spalle. Non per deluderti, cara, ma succederà proprio così. E io non ci perdo una settimana di lavoro. Va bene, troverò qualcuno che si possa occupare di te e dei bambini. Non ti accorgerai che sono partita. Lo dirai sul serio? Cosa vuoi dire? Hai intenzione di andarci senza di me? Ci vuoi venire? No, non posso. Beh, io sì. No, da sola no. Kevin! Kevin! Oh. Io me lo sono guadagnato, capito? Non hai nessun diritto di impedirmi di andarci. Katie, gioia. Se a un viaggio a Parigi ci tieni tanto, risparmieremo. Ci andremo fra 3 o 4 anni. Bene, allora sentimi, non prendiamo decisioni per il momento, una pausa di riflessione. Vedrai, domattina sarà tutto più chiaro, d'accordo? Katie? D'accordo. Dove vai? Vado giù, ho voglia di leggere un po'. Katie? Cosa? Io non voglio che tu ci vada. Sto solo andando giù. No, 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 hai capito benissimo. Sarebbe egoista, infantile e irresponsabile se tu ci andassi. Ma non ti dirò certo io di non andarci. Lascerò a te qualsiasi decisione. Ti amo. Ehi, Johnny, lasciali le matte, andiamo a mangiare. Ehi, lo sai che ancora non ci credo che hai proibito a Katie di andare a Parigi? Se per caso la mia ragazza avesse vinto quel concorso, non sarebbe bastata la fanteria da sbarco per tenerla a casa. Mi sa che la fanteria da sbarco mica basterebbe a soddisfare. Buona, sì, è buona. Vedete, ragazzi, il segreto è non perdere mai il controllo. Non si grida, non si minaccia. Basta solo aiutarla a prendere la tua decisione. Vedete, ragazzi, il vero segreto è non fargli fare mai concorsi. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à Paris dans quelques instants. Veuillez attacher vos ceintures et éteindre vos cigarettes. Merci. Bonsoir.
Katie, ti sei comportata da egoista, infantile, irresponsabile. Bambina, l'importante è che se fai una cosa, tu la faccia volentieri. La politique chinoise est plus conciliante vis-à-vis des Russes. Madame, la sua limousine l'aspetta. La mia limousine? Per condurla al grand déjeuner Rebecca Ryan. Madame, noi avremo un po' di tempo. Forse gradirebbe vedere alcuni dei classici luoghi di Parigi. Oh, sì, io lo gradirei tanto tanto. Madame. È stato un giro meraviglioso, davvero. Merci beaucoup, davvero, San Mie. Oh no, madame. No, io vorrei fare due passi a piedi e fare delle fotografie. Ma il déjeuner alla Tour d'Argent è per di qua, a pochi passi. Davvero? Bene, allora ci vado a piedi. Tanti merci, au revoir. De todos. Terrible. Horrible. ¿Por qué debe siempre suceder, amigo? Oh, mi Dio. Debo llamar la ambulancia. Dimitri è il miglior amico di Rebecca. La Tour d'Argent per di qua, a pochi passi. È un bambino perverso, mamma. Katie, io non voglio che tu ci vada. Dai, c'è un gran finale a sorpresa. Ha dei problemi con sé. L'ho preso, mamma, guarda. Dannata Rebecca Ryan. Signora McMahon, senta, io adoro i suoi libri. Ho chiamato anche mia figlia Rebecca. Un altro ha chiamato il figlio Rebecco. Speriamo non sia profetico. E qual è? Posso dire un autografo? Oh, lei è sveglia. Sono così contento. Sono così addolorato. Io mi sento terriblemente male, colpevole. Ma grazie a Dios, ora ella sta bien. Nada de grave. Solo una pequeña botta su sua lindissima cabeza. Io sono Don Carlo Dominguez, ambassador de Sua Maestà Re di Spagna. A suo servizio. E a chi ho il grande piacere di hablar? Tu sai perfettamente chi sono io, serpente! Serpente! Io! Su! Katie Palmer è scomparsa. Chi? Katie Palmer. Ma tua moglie non si chiama Joanna? Katie Palmer è la vincitrice del concorso Rebecca Ryan. Mm-hmm. È per questo che oggi siamo tutti a questo pranzo. Ragazza intelligente. È chiaro che sa quanto sono barbose queste cerimonie. Grazie a lei. La roba è quella, signora. Rebecca Ryan è anche morta, mi terrebbe una cosa così. Sarà meglio chiamare subito un dottore. Beh, adattiamoci alla situazione. Il dottor Chantal con urgenza in sala operatoria. Il dottor Chantal con urgenza in sala operatoria. Lo prendo. Sì, anche quello. Benissimo. Altri due per la signorina Ryan. Sì, pronto. Hotel Crillon? Sì. Vorrei informarmi su una vostra cliente. Una certa Rebecca Ryan. Se abbiamo qui una Rebecca Ryan? Un momento, prego. Abbiamo una Rebecca Ryan. Ma che domande.
Ma certo che ce l'abbiamo. Chi è che non lo sa? Ma che domande? Ma certo che ce l'abbiamo. Chi è che non lo sa? Bonjour, madame. Bonjour. 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 Certo, si è presa con molta calma. È già una fortuna se sono qui. Io non so quanto Malcolm le abbia detto dell'impiego. Non è certo un gran lavoro, un po' di schede. Nessuna telefonata? No, c'è... c'è la segreteria, scusi. Oh, avanti! No, aspetti. Scusi. Ehi, no, dico, mi scusi. Guardi, ho paura. Ah, sì, tanto qui può entrare chiunque lo desidera. Tutto in camera, grazie. Le dispiace dirmi... Ho perso l'autobus, ma non le mie valigie. L'autobus? Sì, sono andata incontro a dei guai. Anzi, sono i guai che sono venuti incontro a me. Le dispiace dirmi che... Ma come? Non ora. Che? Cosa fa? No, mi scusi, vuole chiudere. È tutto quello che c'è. Beh, perché non vuole sapere? Senti, non cercare di fare lo stupido con me, Dimitri. Ci sono cose ben più importanti in ballo. Merci. Quelli sono ancora $100. Bonsoir. Senta, perché mi ha chiamato Dimitri? Il frate non ci ha visto. Forse l'hanno spaventato. C'è Malcolm dietro a tutto questo, vero? Ancora non so bene chi ci sia dietro, però il futuro di tutti noi può dipendere dal fatto che io lo scopro o no. Oddio. Il tempo intanto sta stringendo. Ho già perso 2 preziosissime ore per uscire dall'ospedale. Perché? È scappata? A fatica. Quella Citroen nera non è stato un incidente. Solo un altro goffo tentativo per liberarsi di Rebecca Ryan. Rebecca Ryan, ho capito. Ovviamente pensano che io sappia qualcosa. Qualcosa per cui conviene ucciderla, ovviamente. Esatto. Mio Dio. Il party all'ambasciata è stasera, ma sicuro. Non mi stupisce che abbiano tentato di uccidermi. Presumo che il mio arrivo lì sorprenderà alcuni nostri amici. Voglio che tu ci venga con me. Sì, me l'aspettavo, sì. Anche se stessi qui tutta la notte a chiederle chi ha inventato questa storia, lei non mi direbbe niente, vero? Se ti dicessi tutto, firmerei il tuo necrologio. Oddio, che grande attrice, così sicura, così immediata. Oh, sì, carino, preparami un martini mentre mi cambio. Signor Mangman? Mi scusi per il ritardo. Il metro? È lei la segretaria? Oh, sono talmente emozionata. Lavorare per voi. Io sono innamorata dei libri di sua madre.
Sì, beh, lei è stata molto gentile a presentarsi. Ecco, questi sono per il disturbo. Presenterò i suoi saluti. Ma io... Buona giornata. Ma come non... È stato Charles. No, anzi, è stato Jean-Paul. È vero che è stato Jean-Paul. Ha voluto vendicarsi di me perché una volta sono riuscito a convincerlo che si era sposato con un travestito. Era così ubriaco che l'ha anche confessata sua moglie. Le dà fastidio la macchina? Senta, perché non la piantiamo con questa farsa? Dai, hai fatto bene il tuo lavoro. Perché non mi dici come ti chiami? Don Carlos Dominguez. L'ambasciatore spagnolo. È il serpente che voleva eliminarmi. Ma non doveva essere finita la farsa. Puede contar su me fino a chi? Io jamás te volterò le spalle. Te ne sono molto grato, mio caro amico. Margherita. Finalmente arrivi. Beh, ma che cosa aspetti a presentarmi la tua nuova amica? Ah, sì. Margherita Lezer. Piacere. Il suo marito Raffaele Lezer, ministro degli esteri francese. Enchanté. Ivan Stanavulovic, l'ambasciatore russo. O cimpriata. E Don Carlos Dominguez, l'ambasciatore spagnolo. Posso presentarlo? No, che non può, scusatemi. Tensione in aumento. Bravo, 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 madame. A me mai piaciuto grande che quel fascista spagnolo. Lei mi faresti l'onore, miss? Ryan. Rebecca Ryan. Che in una gara di vodka manda tutti sotto al tavolo. Oh, oh. Io brindo Rebecca Ryan, lei la prima donna vera che ho conosciuto in tutta Francia. Ai vai, dunia madre, dunia deusca maia. Ai vai, dunia madre, dunia deusca maia. Ai vai, dunia madre. Ti diverti? Ah, sì. Chi è quell'uomo? Credo che non sia così. Quello è Victor Marchand, è il leader del partito d'opposizione ed è una persona importante, perciò stagli lontana più che puoi. Finalmente il mosaico comincia a comporsi. Ho permesso. Scusami, cara. Io lo sai cosa spera d'aver con questo piccolo gioco. Ma si continua? Usted avrà più di quando si attende. È poco ma sicuro. Hai detto si chiama? Fa parte del programma di lancio per l'ultimo romanzo di tua madre. Vodka! Usted è una donna molto interessante. È così, così... Fascinerne. Spreken si dolce. Sì, hablo spagnolo, italiano, francese, portoghese, navajo e panagalo. Panagalo? Ah, sì, un misto di portoghese e di bantù arcaico, che si parla nei centri minerari del Mozambico. Ma il tedesco... Non è stato Nietzsche che ha detto Was mich nicht umbringt macht mich starker? Was? Sì, un po' sul profondo. Ma che diavolo gli hai detto? L'ingranaggio è in moto, non si può tornare indietro. Resta qui, non muoverti troppo subito. E soprattutto non parlare più con nessuno. Va
Klaus, mi Umbri, Mac, mi Stark. Elimina la tua persona immediatamente. Don Carlos? Don Carlos? Oh mio Dio. Si sente male? Cos'è successo? Io devo abbavere Taki. Don Carlos, la prego, aspetti un istante. Quella donna, come ha potuto? Come puoi sapere? Siete, qualunque cosa ha detto, non ha fatto apposta. Mi vita è sfinita. In questo mismo momento, forse lo sagento se mi cercano. Io non volevo spiare Merelius, ma io ho dovuto. Perché guadava un mucio di nero. Io mi servo di impunità diplomatica prima di essere cadaverico. E cosa le ha detto con esattezza? Sul profondo. Forse lo stessi di loro. Io so. Davvero? Mm-hmm. Ah, magnifico. E che cosa sa? Io so che lei è coinvolto in un complotto che potrebbe anche costarle la vita. Oh, scusami, Vittor, noi ce ne andiamo. Noi ce ne andiamo? Io farò quanto è il mio potere perché giustizia sia fatta. Prima della fine lei sarà follemente innamorata di me. C'est moi, vous aidez, madame. Le grand chevalier français. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Non, non avvicinatevi, non avvicinatevi, busto. Niente di te. Ho ormai mettermi più in imbarazzo. Evviva! È successo qualcosa di assolutamente straordinario. Sbalorditivo. Buonanotte. Gran cara ragazza. Oh, sì, sì. Lo è. Tanto cara. Sì. Guarda la casa. Ecco. Dov'è il letto? Adesso ti metto giù. Togliti questo. Sì, è tanto pesante. No. Dove sei? Aspetta. Oh, dove manca un braccio? Oddio. Fermati. Aspetta. Oddio, mi manca un braccio. Eccolo qua. Ho trovato. Paura. Braccia non ce ne sono più. Ah.
C'è nessuno in casa? Dovresti togliertelo, sai, è bagnato fradicio. Dai, fa uno sforzo. Te lo sbottono io, va bene? Poi te la dovrai cavare da sola. Il principe Rupert cominciò a sbottonare la camicia di seta di Rebecca. Le sue mani forti, vogliose di ciò che lei ben sapeva. Sì. Io apro solo questa, Ecco. Adesso devi solo sfidartela. Non arrabbiarti, Kevin. Voglio solo divertirmi un po'. Kevin, e chi è Kevin? Pronto? Pronto? Qui è Malcolm Robbins. Buonasera. Mi stavo chiedendo se aveva notizie della signora Palmer. No? Perché? Qualcosa non va? Sembrerebbe scomparsa. No, lei non farebbe mai una cosa del genere. È una donna sensata e razionale. Se lo dice lei, ma non dovrebbe essere qui. Un momento. Rebecca Ryan, 8.000 franchi. Rebecca Ryan, 37.000 franchi. Non è possibile. Forse dovremmo fare una chiacchieratina. Ho l'impressione che ti trovi in un guaio, io non so di che genere, e forse neanche tu lo sai. Abbiamo tutti dei segreti, io questo non lo posso capire, però io sto cominciando a preoccuparmi, io ti vedo in pericolo. E così ti proporrei questo, di portarti da un signore che conosco, un simpaticone, una specie di dottore, e credo che possa aiutarti a trovare la strada per uscirne. Che cosa ne dici? Cosa? Ti stavo dicendo che ti trovi in qualche guaio, mi pare. Il guaio è il mio mestiere. L'ambasciatore spagnolo ha confessato. Devo avvertire Victor. Victor? Sì. E avvertirlo di che? Leggi, è tutto scritto. Victor sta tenendo una conferenza in questo momento. Spero solo che la sua vita non finisca prima del suo discorso. Cosa stai cercando? Le tue chiavi. Scusa, ti posso chiedere di queste fatture? Perché? Che cosa hanno? Non lo so, che sono affari tuoi, ma questa è la tua firma? Sì, mi pare di sì. A questo coso non hanno fatto le tasche? No, e finora neanche degli strappi. Ma dove sono le tue chiavi? Il portiere le tiene. Senti, non potremmo chiarire... Oh, smettila di agitarti, Dimitri. Riposati un po'. Hai l'aria distrutta. Sì, ma qui stiamo parlando di migliaia di franchi, cioè dollari. E cos'è questa storia dell'ambasciatore spagnolo? Che cosa gli hai detto a Don Carlos Domi... La mia macchina... Sta prendendo la mia macchina! Segua quella macchina! Pensavo che non l'avrei mai detto. Non è forse il criminale innanzitutto un uomo? Non conserva ancora la sua connaturata dignità umana? E non spetta dunque a noi, allo Stato, proteggere tale dignità? Io dico che...
Perché se noi non proteggiamo la sua dignità, noi sfidiamo la nostra. Scusi. Una nazione non sarà mai esaltata per le testimonianze materiali o per le opere titaniche, no, oppure no, per i grandi monumenti che lascia dietro di sé, ma piuttosto per le opere, il modo in cui tratta i suoi cittadini più deboli. Io dico, edifichiamo i monumenti dello spirito umano che è nostro preciso... preciso, sì, preciso impegno di difendere la dignità dell'uomo e difenderla a tutti i costi. E proprio quell'uomo la cui dignità non... Voglio la sua vita, capito, Dimitri? Non c'è nessuno al mondo che possa aiutarlo. Con quella dignità, la cui dignità... Puoi aiutarlo solo, Rebecca Ryan. Ho detto, esci! Grazie. Rebecca, non ti sembra che possa bastare? Infatti basta, ho già ricevuto il messaggio. Un secondo, dimmi. Ma non lo capisci che faccio di tutto per difenderti da te. Lo so che cerchi di aiutarmi. Ma non è il momento di giocare agli eroi. Ma io no. Io giocherò. Ma sei tu che stai giocando a Rebecca Ryan, ehi? Oh no. Ci penso io. Oh no. È sua quest'auto? Sì. Non è permesso lasciarla qui. Questo non è un parcheggio. Sì. Sì, ma ogni secondo è prezioso per sventare un omicidio. Oh, omicidio? No. Ha solo confuso un romanzo con un altro. Che omicidio! Dica al tenente Gianni di stare tranquillo, Rebecca Ryan è in mano il caso. Victor sta andando dritto in una trappola senza... saperlo. È una trappola. Ho cercato di avvertirlo al party dell'ambasciata, ma non ho proprio capito di che cosa parlavo. Lui? È tanto semplice, Dimitri. C'è il rosso. Il rosso! È lui quello là. Ascolta un attimo. Ferma! Dove vai? Fermati! Vogliamo discutere? Non ora, Dimitri. Ad accendere. Adesso ascolta. Cosa? Ascolta. Ci farai arrestare tutti e due. Sai, quello è Victor Marchand, un ministro. Guarda, sta per avere un contatto. Dimitri, sta giù. Li tenga pure. Molte grazie. Contatto avvenuto. Oh, no. Sta giù. Guarda cosa hai fatto. Perfetto. Non lo so. No. Là dentro, eh? Ma qualcuno deve proteggere Victor. Sì, da te. Cosa? Cosa c'è? Victor, aspetti! Victor, dov'è? Victor! Rebecca! Ehi, aspetti! Ho bisogno di parlarle! Victor! Piantala! Ringrazia Dio di essere ancora vivo. Sì, ma con l'infarto, andiamo. Senti! Scusa. Niente da fare. Victor! Victor, sta tranquillo, non è pericolosa! Non è pericolosa! Ha solo preso una botta in testa! Victor! Rebecca! Dove vai? Rebecca! Victor! Aspetta! Victor! Fermati! Victor, aspetta!
tu vieni, vieni qui. Dimitri, questo non è il momento di preoccuparsi di me. C'è in gioco la vita, insomma, vuoi lasciarmi? Io adesso ti porto alla neuro. Tu non sai quanto mi ripugna farlo, Dimitri. Cosa? Un giorno me ne sarai grato. Scusa. Victor! Oh. Ah. Ehi! Ehi, padre! No, aspetti! No, aspetti! Sono qui per aiutarvi! Aspetti! Aspetta. Ma certo, il prete. Padre! Senta, non c'è più molto tempo. Lei deve infrangere il segreto del confessionale. Deve dirmi chi è il killer. Io sono stato costretto. Mi scusi, padre. Mi scusi. Lasci che le spieghi. Prego, accomodatevi. Buongiorno. Buongiorno. Non dire niente qui, Dimitri. Coinvolgere la polizia porterebbe solo confusione. Guarda. Avanti. Cerchiamo di non avere segreti fra noi, signorina. Ryan. Rebecca Ryan. E lei, signore? No, grazie, non fumo. No, no, il suo nome. Scusi. Alan McMahon. Dimitri, io non volevo che tu mentissi anche sul tuo nome. Ispettore, c'è qualcosa che lei dovrebbe sapere su questa volta. E forse c'è qualcosa che dovrei sapere di lei. Cosa? Ma prima voglio sapere qualcosa del prete. Giusto. Giusto. Signorina Ryan, se mi dicesse esattamente cosa è successo. Oh, dunque. No, la signorina Ryan. Dunque. E senza tralasciare niente. D'accordo. Non hai ancora detto una parola da quando siamo usciti dall'ufficio di polizia. Qualcosa non va. Ti preparo da bere? No, no, grazie, no. Tutto bene, grazie. Voglio che tu mi ascolti, Dimitri. Sai, la vita è piena di questi piccoli alti e bassi. La sofferenza non è qualcosa da temere. Io ci sono passata e ti assicuro, è una grande scuola di coraggio. Ho visto sparare tante volte e tante volte uccidere. E anch'io ho sparato per uccidere. Credo che sia una cosa a cui non ci si abitua mai. Siamo fortunati ad essere insieme. Sai, in qualche strano modo tu mi hai rovinata. Io non potrò mai sposarmi. Anche se tu sei, beh, quello che sei. Cos'è un matrimonio rispetto alla nostra amicizia? Non conosco nessuna coppia che comunica come noi due. Anzi, a conti fatti, non conosco nessuna coppia che comunica sul serio. Quella che stai sentendo tra le costole è la canna di una Smith Wesson 357 Magnum da combattimento. Quest'arma può abbattere un elefante da 100 metri. Non parliamo poi di un verme come te. E a bruciapelo. Scusa. Le mie scarpe, vedi? Le mie scarpe. Con nessuno dentro. Nemmeno io. Se ti posso... No, aspetta un minuto solo. Vedi?
Mi basta un secondo. Questo è un libro. Rebecca Ryan è un personaggio di un libro. E un libro non è la vita reale. Rebecca Ryan non esiste nella realtà. Calma, ti dimentichi, tutti sono un po' tesi quando intorno stanno volando i proiettili. Dio, ma mi stai ascoltando? Questo è un libro. Rebecca Ryan è un personaggio di un libro. Non esiste nessuno dietro quella tenda e non stanno volando proiettili. Oh mio Dio. Cosa? Qualcuno sta cercando di ucciderci. Dimitri, ma sempre qualcuno cerca di ucciderci. Andiamo via di qui. Certo. Ma che bella sorpresa. Oh, zia Edna. Grazie a Dio ci sei. Beh, grazie a Dio c'è anche lei, cara. Adesso non ti agitare, nessuno cerca di ucciderci. Noi ci tratterremo qui solo per qualche giorno. Uh-huh. Ho bisogno di un grill. Ah. Una nuova Alan. Crede di essere Rebecca Ryan. Oh. E crede che io sia Dimitri. E naturalmente che tu sia la zia di Dimitri, Edna. Oh, assolutamente incantevole. E crede anche che qualcuno stia cercando di ucciderla. Tu non dar retta a una sola parola e soprattutto non farle mettere piede fuori di casa, mi raccomando. Dove vai ora? Alla polizia. Ma perché mai? Qualcuno cerca di ucciderci. Non dar retta a una sola parola. Allora, credo di avere capito che lei ha qualche problema. Ma si può sapere che diavolo sta cercando di dirmi? Quella donna è Rebecca Ryan o non è Rebecca Ryan? Le ho già detto che non esiste come persona. Ma se era seduta qui? No, lei è convinta di essere un personaggio di un libro e che anch'io sia un personaggio. È convinta che perfino mia madre sia il personaggio di un libro. Quella donna è una pazza. Probabilmente è in buona compagnia. Senta, lei deve muoversi subito perché la morte del prete non è stato un incidente. Quel proiettile e questo qua erano destinati a Rebecca. La donna che per lei non esiste. No, ma certo che esiste, ma non come Rebecca. Perché Rebecca non esiste. Esatto. No! Esca subito dal mio ufficio. Poi, senta, se riprendessimo il discorso dall'inizio. Zia Edna. Sì, cara, sono qui. Loro credono che io sappia chi è il killer. Per questo stanno cercando di uccidermi. È talmente ovvio. Beh, proprio ovvio non direi. Sì che lo è. L'ambasciatore spagnolo ha cercato di investirmi. Ma lui è solo una pedina nel gioco di qualcun altro. Il prete era il tramite. Ma l'hanno ucciso prima che ci svelasse il killer. Oh, sì. Ricordo quella storia. È quella dove il conte, pur dando l'impressione d'essere il buono, in realtà è il traditore. Mio Dio, Victor. Chi? Ma sicuro, zia, adesso è chiaro, il conte Renelow. È lui il killer. Io devo avvertire Victor. Mamma. Victor! Oh. Grazie per avermi voluta incontrare. Da quando mi ha parlato un parte dell'ambasciata, ho continuamente sperato di incontrarlo. Victor, sì? Io so cosa sta pensando. Lei vuol passare le sue dita tremanti tra i miei capelli. Portarmi via da tutti e passare folli e bianche notti con me. Ma per questo dovremo aspettare. Io veramente non ricordo di aver mai incontrato una donna bella come te in tutta la mia vita. Lo so. Credimi, Victor, io so quello che stai passando. Ma non possiamo farci accecare dalla passione. Non quando è in gioco la tua vita. Io ora voglio che tu mi dica tutto, altrimenti non sarò responsabile di quello che può accadere.
prima il dovere e poi il piacere. Perché non brandiamo a me vittima del desiderio? A noi. Avevo detto non farla uscire di casa. Lo so, ma quella se n'è andata da sola. È una ragazza ostinata e questo me la rende simpatica. Mamma, tu che cosa le hai detto? Io non le ho detto proprio niente. L'hai incoraggiata, no, non no, è vero? No, io non l'ho incoraggiata, l'ho solo aiutata ad arguire. Mamma. Beh, mi stava raccontando la trama di un prete confessa, ma stava facendo una gran confusione. E le ho semplicemente ricordato che in un prete confessa il conte, che tutti considerano come il buono, e in realtà è il traditore. Mio Dio, Victor. Lo ha detto anche lei. Mamma, che cosa hai fatto? Io non me lo ricordo questo benedetto Victor in un prete confessa. E infatti non è in un prete confessa. Oh, era in Principessa dei Veleni. No, questo non è in un libro, è uno vero. Oh, caro, lo so che ci piace pensarli come veri, ma sono solo dei personaggi da romanzo. E ovviamente pensa che Victor è Vincent in... Eccolo. Rebecca detta al segretario di Vincent un messaggio urgente. Vediamoci da Chevernard subito. L'avvenire tuo e del tuo paese sono appesi a un filo. Io non sarò messo in difficoltà da un personaggio privo di ogni spessore in un giallo roba da due soldi. Bada come parli, sai? Permesso, scusatemi. C'è da sperare, sì. Cosa è successo? Sì, la prego, non c'era, è il momento. C'era una ragazza. Permesso, scusatemi. Oh, Rebecca, sai, stai bene? Sto bene, Dimitri, invece non si può dire lo stesso di Victor. Oddio, ma cosa è successo? Non era per la signorina che è intervenuta immediatamente. Sarebbe già alla morgue adesso. Ho fatto solo il mio lavoro. Abbiamo trovato tracce di cianuro di potassio. Cianuro? Sì. Ma a quanto ricordo dovevano tagliargli la gola. Mi hanno spiazzata. Non mi aspettavo che lo avvelenassero. Però guarda. Che cos'è? Ho trovato i fiammiferi, quelli del parco. E dove li hai trovati? Nella sua tasca. 6, 4, 0, Rafael, 1, 2. Tu cosa pensi che significa? A vedere. È un indirizzo. Ma certo, è un indirizzo. È vero! Bravo! Taxi? Ma perché ho parlato? Hai indovinato, Dimitri. Ora dobbiamo trovare il numero 12. Meno male che non era in quel locale. Quanto sangue innocente poteva essere versato se trovava il coraggio di mostrarsi. Chi? Il conte René. Possiamo dimenticarci questo personaggio per un po'? Sono anni che cerco di dimenticare Renelò. Ma si può dimenticare il demonio? Lui mi crede stupida e incapace. Non mi conosce per niente. Mi fa impazzire di rabbia quando mi ignora per i suoi conti alle 2 di notte. Ti ignora per i suoi conti, cioè? Tu hai appena detto che Renelò ti ignora per i suoi conti. No, lui è un conte. Conte dei conti di Renelò. A questo punto io non ce la faccio più. Gente che ci spara addosso e tutto il resto. E senza sapere perché. Io sto perdendo il senso della realtà. Non so neanche se tu sei vera. Io non capisco che cos'è, ma deve essere qualcosa di molto contagioso. Non ti va? Se ti va? Oh, se ti va? Certo che mi va. Non mi sembri convinto. Come no? Sono convinto. È solo che ho dei conti che devo far quadrare per domani mattina. Capito. È un particolare momento, cara. Non è un particolare momento. Sono gli ultimi 15 anni. Vedrai che andrà tutto bene. Davvero. Andrà tutto a posto. Non lascerò che ti succeda niente. Resterò con te finché non esci. Se succederà qualcosa a te, beh, succederà anche a me. Thank you.
Dimitri. Ho capito. Ho capito. Cosa? Aiuto. Il conte Renelo non stava cercando di uccidere Victor. Stava cercando di uccidere me. Che cosa c'è? Sei talmente bella. Oh, non è pertinente, ma non mi ascolti quando parlo. No, è meglio che tu te ne vada. Perché? Scusa, mi dispiace. A me no. Ho aspettato questo momento per 15 anni. Vorrei che fosse vero. Che fosse tutto vero. Ti ho amato dal primo momento che ti ho visto. Davvero? Da quando ci siamo incontrati su quel treno per Istanbul, tanti anni fa. Rebecca, dobbiamo affrontare la realtà. Lo so, forse abbiamo fatto un errore. La colpa è solo mia, non tua. Non è colpa di nessuno, è successo, amen. Forse abbiamo letto male. Letto male? Sì, l'indirizzo. Non ci ha portato a niente. Non potrebbe essere una falsa traccia. Ma io ho paura anche solo di pensare. Finito il riposo del guerriero? Peccato che non ti sei alzato prima per aiutarmi in giardino. I crisantemi sono stupendi quest'anno. Credo di esserne innamorato. Oh, che cosa carina. Mamma, tu non capisci, è una matta. Tuo padre era uno dei matti più matti del mondo e io l'ho amato appassionatamente per 33 anni. Fino quando si incatenò ad un cipresso durante una tempesta sfidando le folgori a colpirlo. Il che sfortunatamente accadde. Avrei dovuto farla curare subito. Ma perché sta cominciando ad avere un senso? E perché lo sto chiedendo a te? Vado via. Sì? Lei... Ora smettetela tutti e due! E subito anche! Dimitri? Dimitri? Ah, Dimitri, non è un indirizzo. Non era per niente un indirizzo. È l'ora della partenza del Paris Express, guarda. Alle 6:40 per Saint-Raphaël, il giorno 12, che è oggi. Victor sarà su quel treno e sarà l'ultimo treno che prenderà mai. Cos'è successo al tuo naso? Al naso? Hanno appena tentato di uccidermi. Che cosa non faranno per impedirci di arrivare a quel treno? Andiamo, non c'è un momento da perdere. Sì. Piedra, vieni? Ah, sì, ma certo. Katie! Consegnare i segreti di Stato a Renelo. Appena lui li avrà, Victor sarà un uomo morto. Il treno parte tra 5 minuti, ce la facciamo. Ne basteranno 4.
uccidono! Sempre il mio uomo, anche se è una donna. Ah! Anche se è una donna. Ah! Lasciami, lasciami. Il conte Renelò è lui il killer. Non fatemelo visitare. Katie? Su un milione hai talento che ha sua moglie. Ah, magnifica penna. Lasci che scriva un libro per me e le garantisco che sarà un bestseller. Alan, diglielo tu. Ha molto talento. Io ci ho provato. Il signor Palmer? Sua moglie vuole che lei aspetti un momento. Prima vorrebbe il signor Mackman. Come stai? Bene. Ti ho trascinato in un bel mistero, eh? Eh sì, bella fantasia. Peccato solo che si sia confusa con la realtà di altre persone. Io mi sento morire per Victor. Ho cercato di chiamarlo diverse volte, ma si è sempre fatto negare. Credevo di salvargli la vita e lo stavo uccidendo. Tu eri un'eroina della tradizione classica. È strano essere nuovamente solo Katie. E com'è Katie Palmer? Niente di speciale. Sarei contento di liberarti di me. Veramente non sono mai stato così poco contento in vita mia. Non so come dirti addio. Addio, Rebecca. Guarda, non c'è nessun problema. Torniamo a casa, riprendi da dove hai lasciato. Sono successe molte cose, ma quelle cose ce le lasceremo alle spalle e avanti con... sarà tutto molto più chiaro. Forse io non avevo preso sul serio questa cosa dello scrivere, forse è questa la mia parte di colpa. Ma tutto può essere come prima, o presto a poco. Non è vero. Ma che sto dicendo? Tu sei stata in giro per Parigi con quello strambo individuo. C'hai dormito. Ma forse un errore parlando stanotte. Domattina avremo le idee più chiare. Sai, io non vedo l'ora di essere a casa. Vedrai, andrà tutto benissimo. Molto meglio di come andava prima. Non è che fosse orribile o altro, però... Io mi rendo conto che probabilmente non sono stato il più... il migliore dei... Però so come vanno le cose. Però la nostra è una bella cosa. Voglio dire, tu e io abbiamo una bella cosa. Sai, nel matrimonio non sono sempre rose e fiori. Insomma, il matrimonio è una difficile impresa in qualsiasi paese. Solo fammi un favore, cara. Non fare più altri concorsi. Siamo insieme. Non posso. Non puoi cosa, scusa? Andare avanti. Katie,
Io ho già sopportato tutto il sopportabile. Io ho già fatto tutto il possibile. Ma cara, è ridicolo. Rompere un matrimonio così, qui, in un aeroporto. Non ce l'ho fatta a tornare com'ero. Tardi per recitare la parte dell'ingenuo. Allora è lei. Ma noi cosa le abbiamo fatto? Adoro questa stanza. I miei antenati strangolarono, massacrarono e impiccarono diverse centinaia di protestanti qui durante il XVI secolo. Tempi gloriosi che non torneranno più. Avete la più pallida idea di quanto costi mantenere un posto come questo? Per un paio di secoli ci sono stati il tè e l'oppio. Oggi c'è la cocaina e l'eroina. Allora tu hai sparato al prete. Avevo mirato a Miss Ryan. Uccidere un prete mi ha addolorato enormemente. Io non so quanto lei sappia sulla mia attività, Miss Ryan, ma intendo scoprirlo. No, ha capito male, io non sono Rebecca Ryan. Fra circa 20 minuti, lei mi implorerà per dirmi tutto, cara. Mentre stiamo parlando, il sangue già pulsa nei capillari del suo cervello. Presto alcuni di essi cominceranno ad esplodere. Ah, io sarei molto felice di fornirvi una morte meno dolorosa se solo mi diceste chi è stato che mi ha tradito. Victor, noi non sappiamo niente. Lei aveva subito uno shock da trauma. Credeva d'essere il personaggio di un libro. Ma mai sentito parlare dei gialli di Rebecca Ryan? Non ho più voglia di giocare. Lei ha superato ogni mia previsione nell'evitare la sua morte. Fino ad ora. Victor! Victor! No, aspetti, Victor, non se ne vada! Ma che cosa fai? Faccio quello che faceva Rebecca Ryan in Assassino nella missione. Oscillava per riuscire ad arrivare alle mani di Dimitri e potergliele slegare. No, era in un altro romanzo. Era in Scala alla morte. No, non era Scala alla morte. In Scala alla morte lei costruiva una bomba col dopobarba dello sceicco. Ma no, quello era nel dromedario strangolato. Sei pazzo, non era nel dromedario strangolato. Certo che era in quello stupido dromedario strangolato. Ci siamo. Eccolo. Figurati. Se non lo so io. Che li ho scritti. Quei fottuti libri. Cosa? Vuol dire che li hai scritti tu. Vuol dire che sono io, Margaret McMahon. Cosa? Cioè, lei è mia madre. Tua madre? Io sono suo figlio. Io ho scritto i libri e lei è la mia donna dello schermo. Come la tua donna dello schermo? Non volevo far sapere a nessuno che scrivevo io quella robaccia. Perché robaccia? Come ti permetti di chiamarla robaccia? Le tue sono storie meravigliose e tu sei un grande scrittore. Dici davvero? Io li adoro, quei libri. È per colpa loro che mi sono cacciata in questo pasticcio. Andiamoci. Oddio, le vertigini. Dammi la mano.
Hai sentito anche tu? Certo che cadere da lassù. Passiamo dalla finestra! Ehi! Fermatevi, fermatevi! Avete mancati! Facciamo il giro! Di qua! Alan, forse siamo nei guai! Di là, vi ho detto, di là! Stai attento! Non ti preoccupare, ho lavorato in un circo! Non possono scappare! Sbrigati! Non li vedo più, sono spariti. No, hanno girato lì dietro. Vieni, seguimi. Voi due siete impossibili. Addio. E ora che si fa, Rebecca? Non lo so proprio. So solo che non reggerò per molto. Nemmeno io. Capisco che non è né l'ora né il luogo, ma... io ti amo. Anch'io ti amo. Ancora l'aria vibrava dell'urlo agghiacciante, bestiale di Victor Marchand. I gabbiani impazziti gridavano il loro terrore alle nubi. Tra Rebecca e Dimitri tutto era già stato detto. Né d'altra parte avevano più la forza per parlare. La sola cosa che li attendeva ormai era il vuoto, dopo un tragico e ineluttabile tuffo. I loro occhi si incontrarono disperati, mentre le loro dita lentamente scivolavano da quel gelido acciaio. Rebecca e Dimitri precipitarono da un'altezza di 50 metri e scomparvero sotto la nera superficie delle gelide acque. Ecco. E ora a letto. Non puoi smettere ora, a me mi stressa la suspense. Anche a zia Margaret. Su, ragazzi. Dai, altre due pagine sole. Sì, dai, Alan. Allora, sbrigati a scrivere. A letto, a letto. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Buonanotte, Alan. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Buonanotte, Alan. Buonanotte. Sogni d'oro. Dunque, loro spariscono sotto la superficie delle gelide acque. E poi cosa succede? Non sai quello che è successo. Ma non si può dirlo a tutti. Allora, cosa facciamo? Allora, facciamo... che la mangia un gigante. O è lei che lo mangia? Alan. Va bene. Allora, lui stasera... lui stasera non vuole più lavorare. E allora trascinerei su nella torre più alta del castello. Le passa le dita fra i capelli. E appassionato, la fa sua. Fine della storia. L'hai fatto. She had a dream, but dreams like hers are to be shared.